discussione sul libro e alla fine avrei un piccolo dibattito con domande e risposte, insomma, per chiarimenti. Grazie Francesco. Allora, l'iniziativa di stasera è la prima di un gruppo Facebook che è nato qualche settimana fa, che si chiama Avanti con Coraggio. E abbiamo chiesto ad altri gruppi con analoghe finalità, quindi Stanza Dem e anche Riformare e Innovare, ecco, di svolgere insieme questa iniziativa. Ed è su un tema che ha molto attinenza con questa nostra volontà di utilizzare i social per fare politica. Finora in realtà noi siamo utenti di Facebook, siamo utenti della rete, ma in modo passivo, oppure lo facciamo soltanto per alcune finalità particolari, chi lo fa per il lavoro, chi lo fa per divertirsi, chi lo... Ecco, farlo con una finalità politica, ecco, è qualcosa che abbiamo scoperto soltanto ultimamente. E ancora lo facciamo così, lo facciamo quasi per divertirci, non perché effettivamente abbiamo compreso che ci si può organizzare politicamente anche nella rete. E allora, quando io ho letto il libro di Michele Mezza, professor Mezza, che stasera ecco, è qui con noi, Michele Mezza è un giornalista ed è docente all'Università Federico II di Napoli, ecco, di sociologia della cultura digitale. Quindi è un esperto proprio del tema che vogliamo affrontare. Questo libro, Algoritmi di libertà, parla di questo. È stato pubblicato da Donzelli 10 giorni dopo il 4 di marzo. E parte da lì, parte da quel risultato elettorale. E ci dice molto di quel risultato elettorale che ci ha completamente sconvolto il quadro politico e il sistema politico del nostro paese. È stato uno tsunami. E quindi, e ancora oggi noi facciamo fatica a capire cosa effettivamente è successo il 4 di marzo. E quindi questi sono tutti strumenti che noi dobbiamo assolutamente utilizzare, innanzitutto per comprendere i fenomeni con cui noi stiamo avendo a che fare. E leggendo questo libro io finalmente sono riuscito a capire, perché ancora ho bisogno di interrogare Michele, e quindi continueremo poi a chiedergli ulteriori incontri dopo quello iniziale di stasera, perché non è semplice la materia, non è semplice la questione che stasera abbiamo posto al centro della nostra discussione. Perché qui si parla di scienza matematica. E dice Michele, qui la scienza matematica la dobbiamo porre come il nuovo terreno su cui costruire un nuovo patto sociale. Quando noi diciamo patto sociale, noi ci riferiamo ad una politica di lungo periodo che nel Novecento ha significato i sistemi di welfare, ha significato la democrazia repubblicana, cioè il secondo dopoguerra, è il miracolo economico, quello è il patto sociale che noi abbiamo alle spalle. Ecco, questo libro ci dice: guardate, qui c'è da costruire un nuovo patto sociale, ma l'ambito entro cui dobbiamo collocare questa nuova costruzione politica è la scienza matematica, è la costruzione degli algoritmi che ci sono da sempre, ci sono da Talete, ci sono da Pitagora, poi sono stati perfezionati nel Medioevo. Ma oggi, con
la potenza del calcolo acquisita appunto con le tecnologie odierne ha significato un algoritmo che ha una capacità predittiva, perché noi pensiamo che così ci viene presentato, l'algoritmo ci viene presentato come qualcosa di oggettivo, come qualcosa che non ha neutra, invece non è così, l'algoritmo è predittivo.